vedo che il ruolo del corteo si sta avviando verso la zona, diciamo lasciando la zona dell'ingresso del Festival Lardamone per avviarsi verso l'entrata del base Nordal Molin. La gente ovviamente si è anche concentrata qui al festival, altri stanno raggiungendo il corteo che, come sentite dal rumore incessante aperto, come dicevamo prima, dalla Murga. Adesso si inizieranno anche gli interventi dal palco in questa giornata che racchiude anche la volontà proprio qui da Vicenza di far sentire un discorso che riguarda proprio i rifiuti della guerra in Siria. Leggendo un messaggio che ci è stato recapitato ieri pomeriggio, il messaggio dice: tenuto conto che mercoledì 4 settembre 2013 un gruppo di circa 30 persone travisate e rimaste al momento ignote appartenenti al movimento Nordal Molin gambeggiavano un lungo tratto di recinzione esterna della base Dal Molin, facendo poi accesso all'interno del sito militare per esporre delle bandiere e uno t-shirt recante la scritta Nordal Molin Stop War in Siria. E come sentite dal microfono si sta leggendo quella che sarebbero oggi le prescrizioni che la questura vorrebbe imporre al corteo. Di danneggiamento, peraltro già posta in essere più volte nel passato anche recente nei confronti di vari siti militari della provincia, impone un particolare stato di attenzione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica al fine di prevenire il ripetersi di analoghe condotte illegali da parte di coloro che hanno fino ad oggi rivendicato in occasione delle manifestazioni del 7 settembre. Tutto ciò considerato che altro... Come vedete molti manifestanti portano la maglietta che è diventata il simbolo un po' di questa edizione del Dal Molin, Dead Calm Use Cesare. La conclusione su via Diaz e non alla rotatoria di Viale Ferrarin dove noi volevamo arrivare. Questo messaggio che abbiamo ricevuto è l'ennesima conferma che in questa città chi vuole governare non appartiene a questa comunità, che chi vuole comandare e decidere porta la divisa militare e uno stemma a stelle e stelle. Per noi è inaccettabile un divieto che non ci permette di muoverci liberamente nella nostra città. In questi anni ci siamo mobilitati per liberare anche quei territori, quelle aree che oggi ci sono precluse, che sono occupate dalle servitù militari, e qualcuno oggi pretende di non farci arrivare nemmeno nelle strade e nelle piazze che noi viviamo. Questo è un divieto che oggi non accetteremo, questo è un divieto che non vogliamo accettare, perché questa terra è la nostra terra e difenderla dalle basi di guerra vuol dire anche avere piena libertà di movimento. E questo è il primo intervento dal camion, come vedete, dedicato proprio a quel concetto di liberare i territori dalle servitù militari che al centro, insieme al rifiuto della guerra e delle sue nuove forme della guerra in Siria, della manifestazione di oggi.